nuovo bando per l'internazionalizzazione delle imprese umbre, che rappresenta un importante piano di supporto volto a favorire le attività delle imprese del territorio in questo ambito. È quello che ha approvato la Regione Umbria su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Michele Fioroni, che ha sottolineato come si tratti del primo di una serie di strumenti a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio, insieme a ricerca e sviluppo e digitalizzazione. Oggi parliamo di uno strumento, una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro, uno strumento che si chiama Travel, che punta a finanziare progetti integrati di internazionalizzazione, prevedendo, come abbiamo già fatto per il digitale, un'attività di assessment volta ad analizzare su quale punto del ciclo di vita di internazionalizzazione l'impresa si trovi e andando anche a individuare quali sono le necessità di cui ha bisogno per affrontare i processi di internazionalizzazione. 3 milioni di euro che sono rivolte alle imprese, quindi una dotazione finanziaria importante, per progetti di investimento che vanno da 30.000 a 100.000 euro. Uno degli elementi innovativi che, assieme al bando Travel, noi abbiamo attivato un bando Fly, che mentre il bando Travel sarà gestito da Sviluppo Umbria, il bando Fly sarà, in collaborazione con Sviluppo Umbria, gestito dalla nostra finanziaria regionale GEPAFIN, che consentirà, con una dotazione di 1 milione di euro, di consentire alle imprese che avranno ottenuto un finanziamento sui progetti di internazionalizzazione di avere un anticipo del 30% sulle spese del loro progetto. È la prima volta che in ambito di internazionalizzazione, sottolinea Fioroni, viene creata una misura automatica che prevede la possibilità di beneficiare sia di un contributo a fondo perduto che di un finanziamento agevolato. Attraverso questa nuova misura si arricchiscono le opportunità per le imprese di intraprendere il proprio percorso verso l'internazionalizzazione. In questo caso viene ancora di più valorizzata l'opportunità per le imprese di unirsi, di aggregarsi, di partecipare insieme ad attività internazionali, di intraprendere un percorso verso l'internazionalizzazione che prevede anche un assessment del proprio livello di internazionalizzazione.